Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video creativo in cui realizzerò delle lanterne partendo dai barattoli di vetro. Si tratta quindi di un video di riciclo creativo in cui riciclerò appunto i barattoli di vetro e con qualche glitter e qualche trucchetto, soprattutto adesso vi spiego perché, realizzeremo queste bellissime lanterne piene di glitter che però non lasceranno andare via nessun glitter. Perché vi dico questo e vi parlo di trucchetti? Perché mi capita tante volte che le creazioni natalizie, soprattutto, ad esempio le palline, anche quelle che compriamo già fatte, abbiano sempre tutti i glitter che svolazzano. Invece, col sistema che adesso vi faccio vedere, possiamo utilizzare queste lanterne anche come centrotavola, quindi non ci sarà nessun glitter che svolazzerà dappertutto, ma rimarrà tutto al suo posto. Sono semplicissime da realizzare e si tratta soltanto di passare più volte un mix di colla e glitter o un mix di colla e colore. Adesso comunque vi lascio il tutorial e quindi lo vedrete bene. Per quanto riguarda invece la decorazione, qui è un semplice nastrino rosso e qui dentro, se riesco a farvi vedere, ma non lo so, vediamo, sì, c'è della sabbia di vetro, questa qua, che avevo preso l'anno scorso dai cinesi e avevo fatto anche un video per paragonarla alla sabbia colorata tradizionale e ve lo lascio giù nell'info box perché può servire. Usare la sabbia colorata non è necessario perché ci serve solo per dare stabilità alla candela e se vogliamo dare un tocco di colore in più, ma non è una cosa obbligatoria, come dire. E invece la cosa che vi voglio dire è che al posto della sabbia, nel caso in cui non l'abbiate e vi va di utilizzarla, potete utilizzare anche il sale e anche in questo caso vi lascio giù il video perché l'ho colorato e vi farò vedere appunto come è facile colorarlo. Come potete vedere, la superficie dei barattoli di vetro non è completamente coperta né dal colore né dai glitter. Questo è voluto perché altrimenti se andassi a mettere tutto il colore sopra e i glitter, ovviamente la candelina all'interno non si vedrebbe più. Sarebbe come metterla in una scatola chiusa e non si vedrebbe per niente la fiamma e né tantomeno la luce. E parlando di luce, ora vi faccio vedere come sono belle al buio. Mi piacciono molto di più al buio, come mi accade sempre per tutte le lanterne. Bellissime da vedere comunque anche nella loro semplicità. Sarà che a me piacciono in generale le lanterne, quindi dico che sono bellissime, non sono io a doverlo dire, e spero tanto che comunque piacciono anche a voi e che nella loro semplicità, possano essere un'idea che vi torni utile. Detto questo, vi lascio al video, vi mando un bacione e aspetto tutti i commentini. Ciao! Per iniziare ci serviranno i barattoli di vetro, i glitter che ho scelto nelle tonalità dell'oro e dell'argento, colori acrilici ed anche in questo caso argento e oro, colla vinilica, pennello e una ciotolina. Il primo step è quello che riguarda il colore. Creo un mix di colla vinilica e di colore, che poi è il solito mix che mi vedete utilizzare in tantissimi video. Mettiamo in una ciotolina la colla che ci serve. E poi aggiungiamo il colore. Come ho già detto nell'anteprima, in questo caso il colore che ci servirà sarà pochissimo. Questo perché non dovrà avere una copertura molto alta della superficie di vetro, dovrà lasciare passare la luce della candela. Ma nello stesso tempo dovrà darci quella tonalità di colore che ci serve per riscaldare e per colorare l'atmosfera nei colori che abbiamo scelto. Dopodiché spalmiamo il mix su tutta la superficie del barattolo. Una volta che il barattolo è tutto coperto di colla e di colore, dovrà asciugarsi, quindi aspettiamo che si asciughi bene e poi proseguiamo con il prossimo step. Il secondo step è quello dei glitter. Anche stavolta andrò a fare il solito mix, ma sarà di colla e di glitter. Versiamo quindi la colla nella ciotolina e aggiungiamo i glitter, mescolando bene. Cospargiamo con questa tutta la superficie, dopodiché lasciamo che tutto si asciughi. Thank you.
adesso ci dobbiamo soffermare su una cosa. I barattoli potrebbero già andar bene così, per chi non apprezza proprio una totalità di glitter. Ma nel caso in cui vi andrà di intensificare i glitter, avremo bisogno di una nuova passata di colla e di glitter. Quindi, se vogliamo che le lanterne siano molto più scintillanti, facciamo questa seconda passata, ripetendo i passaggi che abbiamo appena visto. Quando il tutto sarà asciutto, i barattoli si presenteranno così e saranno davvero molto scintillanti. E la cosa più bella, oltre al fatto che scintillano tanto, sta nel fatto che questi glitter rimarranno bene attaccati e non si sposteranno e né voleranno via. Come avete già visto, la decorazione di queste candele è proprio semplice, infatti ho semplicemente fatto un fiocchetto utilizzando un nastrino rosso. Poi verso la sabbia colorata ed aggiungo le tea lights. Non dobbiamo fare altro che lasciarci incantare da questa atmosfera scintillante che a me piace tantissimo e che poi non trovo semplicemente adatta al Natale, ma che va benissimo tutto l'anno. Con due barattoli di vetro che sicuramente avremmo dovuto buttare via, abbiamo invece creato due bellissime lanterne tutte scintillanti e che ci faranno compagnia per avvolgerci in un'atmosfera molto molto carina e rilassante. Ma aggiungerei che allo stesso tempo sono anche molto festaiole perché i glitter fanno sempre allegria. Se come me quindi amate i glitter, il riciclo creativo e le lanterne, sicuramente questo progettino vi piacerà. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea, se la trovate carina, se le rifarete, di che colore le rifarete. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo prestissimo con tante nuove idee creative. Ciao ed a prestissimo!